Davanti al monumento ai caduti partigiani, al Col dell'Iss, si è svolta la solenne celebrazione in occasione del 70° anniversario della strage nazifascista in cui persero la vita 22 giovani. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, ex partigiani, giovani dell'Eurolis e il folto pubblico che ha assistito all'arrivo della Fiaccola della Libertà del Sacrario del Martinetto di Torino. Vicepresidente Boeti, qual è il legame tra la commemorazione e i fatti di oggi, l'attualità? Ma non è soltanto il ricordo importante, fondamentale di quello che è successo in queste valli dove sono morti 2024 uomini e donne uccisi dalla follia nazista e fascista. Esiste un legame forte tra quanto è successo ormai 70 anni fa e quello che registriamo ogni giorno in alcune città piuttosto che in alcune parti d'Europa. Ci sono oggi nel Parlamento europeo gruppi politici fascisti che si ispirano all'ideologia nazifascista. Noi ci auguriamo che in un Parlamento europeo nel quale prevalgano appunto gli interessi collettivi, le voglie di stare assieme, il desiderio di guardare al futuro con i nostri figli, senza dimenticare però il passato, unisce questa manifestazione di oggi al futuro di queste generazioni, delle nuove generazioni. Nel pomeriggio la memoria della Resistenza, dei suoi uomini e delle sue donne è proseguita con l'apertura dell'ottava edizione di Voci dei Luoghi, Guerra e Resistenza 1940-1945, lettura e musica. Sul palco è salita la compagnia 3001 che ha messo in scena La ragazza partigiana. La rassegna teatrale è promossa dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con l'UNCEM Piemonte e il patrocinio del Consiglio provinciale di Torino.